Questo era un Montesarchio che ha dominato la gara, secondo me, soprattutto nella prima mezz'ora della partita, sfiorando il gol già al secondo minuto, andando in gol con Befi su una bella azione. Poi cosa si è bloccato nel secondo tempo nella sua squadra? Guarda, l'approccio è stato ottimale. Secondo tempo, secondo me, la voglia di gestire il risultato, questa gente non te lo permette, bisogna stare attenti sempre. Volevamo gestirlo, volevamo tenere botte e poi ripartire, ma non ci è riuscito. Abbiamo preso due gol su due palle inattive sulle quali avevamo lavorato. Almeno in settimana in maniera molto attenta, e oggi abbiamo preso due gol su cose che già sapevamo, cose che io ho spiegato bene alla squadra, quindi questo mi amareggia un po', perché certe disattenzioni contro questi campioni qua non puoi permettertele, e abbiamo pagato dazio. Un Montesarchio che renderà la vita difficile, soprattutto su questo campo, a tutte le squadre del torneo. Sì, noi ce la stiamo giocando con tutti, non facciamo calcoli, giochiamo a calcio, cioè proviamo a giocare a calcio. A volte arrivano i punti, a volte non arrivano, però il nostro modo di fare le partite è questo qui, e lo portiamo avanti fino alla fine. Parlo all'uomo di calcio, all'uomo di campo, Ferraro. Lei in settimana ha dichiarato che era per lei un piacere giocare contro la Nocerino, comunque il cittadino c'era, però è un piacere a metà non avendo anche i tifosi ospiti. Infatti io ci sono rimasto male questa decisione, perché il calcio è dei tifosi. Magari giocare davanti a un pubblico così caloroso, appassionato e così competente, insomma, sarebbe stata, a prescindere dal risultato, comunque una bella festa. Ed è un peccato. Magari ce la godiamo al ritorno, perché una tifoseria del genere è veramente da ammirare e da godere. Quindi magari al San Francisco ci godiamo questo spettacolo che oggi non abbiamo potuto, insomma, vedere.